di preti secolari, che diventò la sua guida. Nel maggio del 1701 iniziò il cammino clericale e il 28 maggio del 1705 fu ordinato sacerdote a Salerno con dispensa pontificia perché non aveva ancora compiuto 24 anni. Dal 1711 al 1723 soggiornò in Cina insieme ad un gruppo di missionari dove lavorò in qualità di pittore ed incisore sul rame alla corte dell'imperatore Kangxi. La fiducia imperiale in Ripa, incisore, trovò la consacrazione nella commissione di incidere 36 tra le più belle vedute della villa di Jeol in Manciuria. Aprì una scuola a Pechino per l'educazione dei giovani cinesi, cui affidare il compito di diffondere il cristianesimo tra i loro connazionali. Al suo ritorno in Italia, nel 1724, egli condusse con sé 4 giovani cinesi. Questo gruppo costituì il primo nucleo del Collegio dei Cinesi che fu riconosciuto da Papa Clemente XII. Mentre nel mondo asiatico cresceva a dismisura la sua fama, Matteo Ripa si spegneva il 29 marzo del 1746, nel giorno del suo 64esimo compleanno. È stato un missionario italiano che dedicò la sua vita alla diffusione del cristianesimo nelle terre dell'estremo oriente cinese e che istituì a Napoli il Collegio dei Cinesi, l'attuale Università degli Studi di Napoli chiamata l'Orientale. E do la parola al sindaco che presenta. Adesso sarà deposto un omaggio floreale a Matteo Ripa.